Ciao, vediamo come creare dei riflessi finti su un vetro sovrapponendo due immagini con Photoshop. L'effetto è assolutamente realistico. Una volta caricata la nostra immagine nell'area di lavoro, ci spostiamo nel pannello livelli, andiamo a fare subito una copia del livello principale, dopodiché su questo livello andremo a copiare la nostra seconda immagine, quella che rappresenterà il riflesso. Bene, questa è la nostra immagine, andiamo a sbloccare lo sfondo con un doppio clic, dopodiché andiamo sul menu Selezione, Tutto e poi su Modifica. Copia. Ora torniamo sul nostro PSD di lavoro e con il livello copia selezionato andremo sul menu modifica e incolla. Ora chiaramente dovremo ridimensionare la nostra immagine e farla compaciare con le stesse dimensioni dell'immagine originale. Confermiamo dal pannello dinamico nella parte superiore. Ora andiamo sul livello dell'immagine che abbiamo incollato e col tasto destro la andiamo a convertire in oggetto avanzato. Questo perché? Perché tutti gli effetti che andremo ad aggiungere su questo livello non risulteranno invasivi e potranno essere modificati in corso d'opera più volte. Ora ci spostiamo sul menu filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Da qui andiamo a dare una sfocatura di 12 pixel, attiviamo sempre la modalità anteprima e clicchiamo su ok. Come vedete si è attivata la maschera dei filtri avanzati con attivato il filtro sfocatura. Ora con il livello della seconda immagine selezionato ci spostiamo sul menu dei metodi di diffusione e andiamo ad associare un metodo scolora. In questo caso stiamo cominciando a costruire questo effetto di riflesso del vetro, riflesso di una finestra di vetro. Ora su questo livello ci spostiamo in basso, dove troviamo il menu dei livelli di regolazione, e andiamo ad associare un livello di valori tonali. Prima però torniamo sul pannello livelli, ci spostiamo sulla maschera del livello valori tonali e con la combinazione di tasti Alt facciamo un clic e facciamo in modo che questo livello di regolazione abbia effetto solo e unicamente sul livello sottostante. Facciamo doppio clic quindi di nuovo sull'iconcina del livello valori tonali e andiamo a diminuire i toni più scuri, i toni medi, in modo da rendere più realistico l'effetto del riflesso vetro. Come potete vedere già in diretta, la nostra simulazione diventa sempre più realistica man mano che andiamo a modificare questi valori, i pixel più scuri, i medi, i più chiari. Poi chiaramente possiamo anche andare a modificare i valori generali di output anche qui in basso, andando a creare appunto quell'effetto di illuminazione, di opacità del vetro, in modo da renderlo ancora più realistico. Torniamo sul pannello livelli, andiamo a selezionare il livello del riflesso del vetro, quindi la seconda immagine, poi ci spostiamo sul menu immagine, regolazioni, tonalità e saturazione. Attiviamo sempre la modalità anteprima e andiamo a diminuire un po' la saturazione dell'immagine del riflesso, perché sostanzialmente diamo più risalto all'immagine principale, annullando o totalmente o parzialmente i colori della seconda immagine, cioè appunto del riflesso. Se invece andassimo a enfatizzare, potrebbe essere una buona idea, per esempio, per enfatizzare una foto scattata in notturna. Andiamo quindi a diminuire la saturazione in questo modo. Clicchiamo su ok. Come vedete, il livello di tonalità saturazione si è aggiunto a quello del controllo sfocatura. Possiamo tranquillamente andare a modificare di nuovo questi effetti proprio perché abbiamo convertito il livello in un oggetto avanzato. Ed è proprio per questo che torniamo a fare doppio clic sul controllo sfumatura. Dopodiché, dal mascherino, con la modalità anteprima sempre attivata, andiamo ad aumentare il raggio da 12 pixel a 22. L'effetto del riflesso del vetro è ancora più realistico. Clicchiamo su ok. Da qui siamo partiti. Qui siamo arrivati. È proprio così. Se ti è piaciuto questo video, non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto, ma tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!